Namaste, io sono Heath Brave e benvenuti ad un nuovo episodio di The Binding of Isaac. Rap and Dance. Bello. Avete visto le tre iconcine, gli emote che ci sono là sopra e avete visto che qualcuno di voi ha donato. Quindi grazie a Wado e grazie alla scimmiona che sta qua sotto. Non l'elefante che sta passando in questo momento, ma la scimmiona. Bellissimo. Ma l'elefante qua... Gli facciamo la carezzina che ci sta. Ciao anche a te, Lorik. E benvenuto nella famiglia Antani, perché sei uno degli ultimi arrivati. Bene, cosa facciamo oggi? Andiamo a provare un nuovo personaggio, perché nello scorso episodio abbiamo sbloccato... Non abbiamo finito niente con The Lost, però siamo arrivati molto avanti e abbiamo sbloccato... Tainted The Lost. Come funziona Tainted Lost? Cominciano ad essere abbastanza, ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di personaggi, se ho contato giusto, sì, da sbloccare. The Lost ha Better Item e ha No Mantle, quindi è più difficile, però ha più belli oggetti. Ci vorrebbe Pyromaniac, effettivamente. Iniziamo? No Mantle non mi piace per niente. Abbiamo una Holy Card, quindi effettivamente ha un Holy Mantle per uno. Non ha energia, quindi è il vecchio Lost. È bellissimo da vedere con la cosa sopra. Ha comunque tutte le proprietà di Lost normali. Ha però già il danno a 4,50. Quindi ha il danno maggiorato rispetto al solito. Non bisogna prendere danno in nessuna maniera. E abbiamo l'Holy Mantle una volta ogni tanto. L'obiettivo di questa run è fare una run normale. Quindi non fare nulla di speciale, straordinario, cercare di sbloccare robe strane. Ci vorrebbe Glass Cannon, esatto, ci vorrebbe Glass Cannon anche qua. Ci vorrebbe Pyromaniac però. Diciamo che Robo Baby aiuta, sicuramente. Sì, è proprio old school. Mi piace quando viene rincorporata alcune cose nel gioco e avere un Lost come era all'inizio dei tempi ci sta. Secondo me ci sta tantissimo, basta saperlo utilizzare. In realtà è una questione di calma. Sicuramente il Compass e anche PhD disponibile nel primo negozio sono un ottimo servizio iniziale. Quindi ci prendiamo il compasso, che io chiamo sempre il compasso anche se so che è una bussola. Spattacchiamo un po' di roba. Run per flexare le abilità, esatto, le miracolanti abilità che ho io in questo gioco. Come avete potuto notare, visto che ci sono quasi 700 ore di gioco tra una cosa e l'altra e non sono ancora riuscito a imparare alcune cose, ma le becchiamo con calma. L'importante, come ho sempre detto, è divertirsi e sbloccare cose e imparare anche cose. Non devi per forza sbloccare, finire e vincere, anzi, per perdere aiuta molto a volte, e facendo così mi cerco anche di portare fortuna da solo, perché tanto danno non lo possiamo prendere e quindi il danno di fortuna è abolito per questa run. La domanda è: prendiamo una Holy Card e basta o prendiamo una Holy Card per piano? Addio le stanze del sacrificio? Addio le stanze del sacrificio, hai ragione, non possiamo più entrarci a gratis. Allora, la bomba, mi sa che la bomba ce la teniamo per il boss. Facciamo un po' di economia da questo punto di vista e direi che ci sta benissimo, così ci conserviamo, ci facciamo un Gemini un po' più facilitato, che mi colpirà lo stesso. No, ok, grazie Robo Baby, ti devo la vita e ti devo anche la morte. Divorce Paper prendiamolo, è un Tears Up, è un buon Tears Up e questo potrebbe darci una mano. E no, non andiamo di là. Non facciamo nient'altro, andiamo giù. È vero che non possiamo andare neanche nella stanza sacrificio. Comunque è molto bello questa cosuccia sopra. Abbiamo la stanza sacrificio là sotto, abbiamo tutte le stanze speciali. Andiamo subito verso la stanza dell'oggetto. Sento ucci, sento odore di Pyromaniac. Che fa rima con tutto, sappiatelo. Cioè, è l'unica parola nel linguaggio, in qualsiasi linguaggio, che fa rima con qualsiasi altra parola. Quindi il bello è che può finire qualsiasi poesia. Purtroppo non lo troviamo ancora, ma troviamo la lemonata. Free party time. Quindi è la solita lemonata, solo che un po' più grande, giusto? Che magari trovi 9 vite, esatto.
Dai un occhio alla stanza della sfida. Non posso entrarci nella stanza. Ah, non posso uscire dalla stanza della sfida se ci entro. Right? Dance party, bravo. Tra l'altro devo idratarmi un pochino. Quindi fatemi idratare un pochino. Anche le Razer non sarebbe male. Ma anche Humbling Bundle. A proposito di Humbling Bundle, c'è il comando Humble. Non la stanza dentata, ma quella con le sbarre a sinistra della mappa. Non ci sono ancora entrato. Ah no, non ci sono entrato perché volevo andare prima nella stanza dorata. Adesso ci andiamo. Qua a sinistra stai intendendo. Non ho spazio. Ok. Torno a quelli che non mi fanno danno. Ah, non mi fanno neanche passare, sti maledetti. Quindi non andiamo lì, ma andiamo qua. È un danno in più. Non ho carte di teletrasporto. Ci torniamo dopo, in caso. Se riesco a trovare una carta di teletrasporto, o un modo per teletrasportarmi. Sì, potrei usare anche l'oggetto, potrei... sì. Dai, rischiamo. Rischiamo perché così riusciamo anche a ricaricare giustamente l'oggetto per il boss. Allora, prendiamo questo. Usiamo questo. Benissimo, che siete a terra voi. L'altro boss è un altro boss che sta a terra, perfetto. Avevo paura saltasse fuori un boss volante, che era... un po' difficile la situazione. Very good. Ottimo. Avete fatto bene a invogliarmi a fare questa cosa. Ok, allora vediamo se riusciamo a recuperare qualche monetina in più anche. Purtroppo non ci sono altri punti dove farle in questo momento. Facciamo così. Facciamo così. Sto rischiando troppo. Via. No, non rischiamo per quello. Non rischiamo per quella. Che sarebbe una morte un po' stupida. Qua c'è un po' tanta gente. Robo Baby sta facendo tutto lui, eh. Mi sta dando una mano incredibile Robo Baby. Mano incredibile mi sta dando Robo Baby. Potrei aprire quella cassa adesso con le cose che ho. Qua non può essere la stanza segreta. Potrebbe essere qui. Sì. Posto stranissimo per una stanza segreta. Boh. Ok. Sappiamo dov'è Lemon Party. Proviamo a vedere se troviamo un fungo. Tears down, aia, aia, questo fa male, questo fa maluccio. Allora, prima questo, poi uccidiamo questi, le mosche indiane. Ok, pronti a usare Holy Card dovesse servire? No, non serve. Il mostro sta anche abbastanza a terra. L'ho ucciso? Sì, l'ho ucciso quello là. Stavo pensando se l'avevo ucciso o no il mostriciattolo che c'era in giro. Ottimo. Siamo arrivati ai patti col diavolo. Tra l'altro abbiamo anche la seconda... la seconda siringa che ci fa andare più veloce. Cosa dei tre? Forse il libro. Aspetta, prima dobbiamo sconfiggere quello, che sennò dai, vieni giù. Mi sa che prendiamo il libro. Counter from below mi dà il doppio degli oggetti.
No, prendiamo il libro. Prendiamo il libro di Blalial. Quello a destra è Spoopy, che è quello che fa allontanare i nemici, quindi in realtà sarebbe utile per la difesa, ma mi sa che faremo una run miglior difesa l'attacco, chiamiamolo così. Andiamo giù. E così più stanze. Ah, purtroppo una sola. Purtroppo una sola, ma comunque conta. Non possiamo rirollarlo in nessuna maniera, non possiamo andare là dentro, andiamo pure a cercarci il negozio, qua facciamo. Vabbè, non serviva qua, ma. Più 3 di danno mi dà, ok. Non male. Uccidi, 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 dai, 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 ok. State lontani da me. Non ho chiavi. Viva. Là non c'è niente. Andiamo su. Qua stiamo lontani qua. Mamma mia. Quelli piccolini, fastidiosissimo. Mamma mia, è una versione campione quella praticamente. Non riuscivo a prenderla praticamente. In sostanza. Ok. Il negozio è là sotto. Abbiamo abbastanza soldi da poterlo provare. Cosa avrei bisogno in questo momento? A parte Pyromaniac. Un eventuale reroll del libro che dovrebbe rirollare un altro libro e darci Bookworm, che non è male come trasformazione. Sto sudando tantissimo questa run. Qua facciamo così. Ci possiamo parcheggiare? No, non ci possiamo parcheggiare, non mi fido. Che già diverse volte mi hanno fatto male perché era un pixel spostato. Questa posso aprirla. Questo è mio. Mamma mega. Come lo rirolli? Trovando una carta utile. Allora, prendiamo Mamma Mega. Usiamo Mamma Mega. Non avrei dovuto usarlo in questa stanza. Mi dimentico sempre questo piccolo particolare. Però è utile perché in caso mi trova altra roba interessante, tipo un sacco di altri soldi. Questo è un Tears Up. Very good. Qua disintegra tutto. Qua disintegra tutto. Crawl space. Un crawl space che è qua, che contiene purtroppo niente di interessante, una bomba e altre due monetine. Potevo rirollarlo con una runa, con uno di quegli oggetti là, insomma. Adesso abbiamo la chiave per entrare qua. E glaucoma o scissors? Andiamo di glaucoma. In realtà posso prenderli entrambi? Per qualche strano motivo. Non so perché possiamo prenderli entrambi. Però le scissors mi fanno andare in giro e mi fanno sparare col personaggio attaccato lì. Potrebbe essere utile per nascondersi da qualche parte intanto che io continuo a sparare. Forse è un potere di Tainted Lost. È vero, potrebbe anche essere. Il fatto che c'ha Better Item. Potrebbe essere un suo potere. Comunque, le scissors. Allora, le scissors è un oggetto che a me non piace, ma in questa situazione ci sto pensando. Perché se io faccio così, uso le scissors e poi mi nascondo in un punto della mappa dove non possono toccarmi, posso stare a. No, mi sa che mi incasinano più che altro, anche secondo me. Teniamoci così, dai, non stiamo a rischiare per niente. Per questo piano dovremmo essere abbastanza a posto. Ovviamente qua mi trovo alla seconda stanza segreta. Sono apribili tutte e due.
Tanta roba, bene. Bene, bene, bene. Andiamo qua. Badaboom. E andiamo contro il boss. Che è mega fatti, che si becca una botta ma non muore. Occhio. Gira, 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 gira. Non sapevo dove atterrava. No, ce l'abbiamo fatta. Ok. Sì, sì, la bomba che spacca tutto è fantastica. E tra l'altro abbiamo la fortuna di trovare di nuovo Perfection. E questo lo prendiamo, è un altro Tears Up. E abbiamo anche i patti col diavolo. Patti col diavolo. Ci danno Sulfur. Ah no, non è Sulfur, bravo. È Eye of the Occult. Sulfur ha al simbolo col triangolo. No, ci stavo pensando, ho detto non è Sulfur. Non è Sulfur, come cazzo si chiama? È Eye of the Occult, che è quello che mi fa guidare le tier. Quindi molto buono. Quindi molto buono. Allora, quello lo lasciamo lì. Ci portiamo dietro la cosa. Andiamo giù. Ok, non cantiamo assolutamente ancora vittoria. Beh, queste probabilmente garantiscono coso la grid. È una buona run, peccato non avere Holy Mantle. Non dirlo due volte. Infatti io sto sudando dall'inizio della run e continuerò a sudare per tutto il resto, a quanto pare. Quindi tecnicamente posso sparare in diagonale anche con questo, perché ho le control del tier, quindi è come se avessi l'analog stick contemporaneamente. Qua usiamo questa, abbiamo il danno a 11. Don Deval Pirimero va sempre lo Sotros. Ok, di qua. Questo prima. Ok. Voilà. E vai. Allora, prima qua. Ok. E poi qua. Se lo prendo. No, che bomba. Ah, il bombone funziona per un piano solo. Funziona per un piano solo, mamma mega. Queste qua mi fanno diventare le... Non so se mi incasina la run questo. Pensiamoci un secondo. Prendiamoci Hive Mind. Vabbè, ho preso una bomba. Ok. Prendiamoci questa. Pigliamo il magnete. Strange Attractor. Quindi abbiamo le lacrime che attraggono i nemici. Che... Mi sa che la stanza segreta è qua. No. Non può essere qua sopra. Qua sotto? Che fa il piccone? Allora, bella domanda, perché in realtà è stato cambiato, mi hanno sempre detto di prenderlo, quindi a sto punto prendiamolo. È il Notch Axe, ovviamente è una citazione di Minecraft. Ah, ecco, c'è questa cosa qua. Cioè tu lo attivi e diventa... Credo il Notch Axe serva ad aprire le stanze segrete, però in questo caso è anche un'arma corpo a corpo. Quindi bello che abbiamo anche l'arma corpo a corpo possibile. E teniamocelo, giusto per sbloccare la stanza segreta. Non mi ricordo come si faceva a sbloccare la stanza segreta.
Però in teoria dovrebbe sbloccare la stanza segreta, se non erro. Infatti. E tra l'altro distrugge tutte quante queste cose qua. Quindi in realtà è molto migliorato rispetto a una volta, però vedete che ha una durabilità come su Minecraft. Quindi bello, 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 bello. L'hanno migliorato decisamente come senso. Fa riferimento pure a Skyrim, è vero? Vero, vero, vero. Allora, vediamo di andare verso il boss. Sì, non abbiamo nient'altro da fare, quindi... Ok, i nemici sono attratti dalla linea praticamente, quindi può essere utile sta cosa. Questo è damage up for each evil item held, cioè vediamo quanti. Credo un po'. No, in realtà no, perché... No, ho un evil item. No, mi sa che non funziona, non è... Non c'ha il display, però 0,5 al danno. In realtà ho il libro di Belalial e l'occhio dell'occulto, quindi dovrebbe darmi un 1 al danno. Almeno di quelli che dovrebbero essere evil. Andiamo di qua? Ok, la via giusta. Ah, ok. Pensavo fosse qualcuno che si è iscritto, che è lo stesso suono, ha detto... Ah! Che figata. E lasciamo stare tutto, andiamo contro il boss. Pip, non mi fido. Non mi fido di Pip, quindi mi sa che usiamo la blank card. E grazie a Vivisector per il raid. Anche se 6-6-1 solo va benissimo. Usiamo Holy Card perché non mi fido. Anche se gli facciamo malissimo, non voglio morire come un pirla contro di lui. Esatto, ho fatto benissimo a usare l'Holy Card. Va bene lo stesso. Bella collega di Azione Catodica, io lascio la buonanotte perché sono un po' stanco. Big F in the chat, buonanotte Vivisector, è peccato, però intanto abbiamo provato il personaggio e sono molto contento di questo personaggio qua. Sarà una run più corta, ma perché stiamo solo provando il personaggio, non voglio allungarla troppo che non avrebbe tanto senso. Ci vediamo alla prossima, io sono East Brave, grazie ancora per la visione, namaste and be brave.